potrebbero appartenere a Manuela Possessi, brandelli di vestiti rinvenuti sul Monte Limidario, al via nuove ricerche. Dal 1 maggio il punto di primo intervento di Omegna passa in capo al centro ortopedico di Quadrante. Il progetto del nuovo maggio ancora fermo, provincia pronta alla risoluzione del contratto, prima però si deve pronunciare la magistratura. 25 aprile nel VCO, giovani protagonisti nelle piazze, siamo andati a Verbania, Domodossola e Omegna. Si è chiusa una stagione esaltante per il teatro La Fabbrica di Villa d'Ossola, che ora guarda al programma del ventennale. La Igor vince gara 1 in semifinale contro la Pomi Casalmaggiore, 3-1 il risultato per le gaudenziane. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, la cronaca in apertura di giornale ci porta oggi sul Monte Limidario. Tutti voi ricorderete il caso di Manuela Possessi, la donna di cui non si hanno notizie dalla scorsa estate. Il suo corpo è stato cercato a lungo alle pendici del Monte Limidario, ma senza esito. Ora però si fa strada una nuova ipotesi: quando la neve si sarà sciolta, riprenderanno le ricerche. Di lei si sono perse le tracce da ormai 10 mesi. Una scomparsa avvolta nel mistero, quella di Manuela Possessi. Un giallo che però potrebbe trovare presto una soluzione. Tutto è ora affidato al ritrovamento di alcuni brandelli di vestiti che potrebbero appartenere alla donna, 58 anni, ticinese, scomparsa sul Monte Limidario al confine tra l'Italia e la Svizzera lo scorso 24 giugno. Era partita da Brissago per una gita in quota. Poi ha fatto perdere le sue tracce. Alcuni cacciatori hanno trovato dei frammenti di indumenti a circa 2,5 km dall'area interessata dalle ricerche, forse trasportati dal vento. Ora in quota c'è ancora neve, ma nei prossimi giorni in Svizzera ripartiranno le ricerche. Il mistero della scomparsa di Manuela pareva essere giunto ad una soluzione un mese fa. Esattamente il 12 marzo, quelle che inizialmente da lontano erano state scambiate per ossa di un cervo, alla fine si erano purtroppo rivelate essere dei resti umani. Erano state scoperte dagli agenti della Polizia Provinciale di Verbania, impegnati in un sopralluogo di routine per il controllo della fauna selvatica alle pendici delle rocce del Gredone, la montagna che sorvasta il paese vigezzino di Re ed è collegata al Limidario. Si era subito pensato a Manuela. Si trattava invece delle povere spoglie di Veronica Bencic, l'83enne triestina sparita nel nulla da Re il giorno di Ferragosto, dove era arrivata in pullman per un pellegrinaggio al santuario della Madonna del Sangue. Dal 1 di maggio il punto di primo intervento di Omegna passa in capo al centro ortopedico di Quadrante. La comunicazione arriva dalle direzioni generali di COC e ASL VCO, che hanno raggiunto l'accordo. Da lunedì prossimo la gestione viene trasferita progressivamente al COC, che garantirà il servizio attraverso proprio personale medico, infermieristico e assistenziale, 9 unità complessivamente. Il personale dell'ASL VCO, che attualmente opera nel punto di primo intervento omegnese, svolgerà le proprie mansioni nei due DEA di Verbania e Domodossola, riducendo così la cronica mancanza di personale nei DEA. Per lo svolgimento del servizio reso è stata stimata la cifra complessiva di 550.000 euro, che incrementa il budget del 2017 del COC, già previsto e pari a 2.150.000 euro. La funzione del PPI rimane in capo all'ASL VCO per tutti gli aspetti clinico-organizzativi e procedurali propri dell'attività di emergenza e pronto soccorso, nonché i rapporti operativi gestionali correlati all'attività svolta dal Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118. Si è riunito oggi al Tecnoparco il Consiglio Provinciale del VCO, 7 punti all'ordine del giorno, tra le altre questioni affrontate anche quella relativa al progetto di costruzione del nuovo Istituto Maggia. Vediamo com'è andata la discussione. Il progetto del nuovo Istituto Maggia continua ad essere bloccato, lo ha detto questa mattina Stefano Costa, illustrando al Consiglio i termini del rinnovo della convenzione tra la provincia del Verbano Cuseossolo e il Comune di Stresa in merito all'utilizzo da parte dell'Istituto Alberghiero dell'ultimo piano della scuola elementare di proprietà comunale. Dopo vicissitudini di natura tecnica, ora si attende che la magistratura dica la sua sull'autenticità delle polizze fideiussorie presentate dalla ditta che ha vinto l'appalto per la costruzione del
del nuovo Maggia. Era stata proprio la provincia del VCO a presentare denuncia. Due sarebbero i filoni dell'indagine. Si vocifera più procure siano impegnate per far luce sulla vicenda. Fino a quando questo non avverrà, la provincia del Verbano Cuseossola non potrà chiedere la rescissione del contratto e ripartire così con un nuovo piano lavori. La questione infatti sarebbe troppo onerosa per le già malate casse della provincia. È indubbio che quando la macchina si rimetterà in moto serviranno però aggiustamenti al vecchio progetto, anche i costi di costruzione potrebbero essere diversi. La Regione Piemonte da parte sua ha già preannunciato stanziamenti ulteriori stimati nell'ordine di circa 1,5 milioni di euro, annunciato questa mattina il Presidente Costa. Sulle dichiarazioni di Stefano Costa si è aperto il dibattito consiliare. Spadone, per il gruppo La Provincia per il Territorio, ha denunciato come questa situazione di stallo penalizzi studenti e docenti. Il consigliere di minoranza Lino Porini ha chiesto la convocazione di un tavolo aperto a tutti i soggetti interessati alla partita. Ogni due mesi si riunisce il comitato di vigilanza che include proprio Provincia e Comune, gli ha replicato Costa. In subordine le opposizioni hanno chiesto di essere informati sugli esiti di queste riunioni periodiche. La discussione si è chiusa con la messa in votazione del punto in questione. Va detto che il dibattito ha portato alla votazione unanime dell'intero consesso provinciale. È approvata all'unanimità dal Consiglio provinciale anche la mozione inerente all'istituzione della zona economica speciale per il VCO, una proposta nata dalla visita a Verbania del sottosegretario Gozzi e all'indomani della decisione ticinese di stringere i cordoni attorno alle imprese italiane che vanno a lavorare oltre confine. La proposta mira a creare condizioni di particolare vantaggio per le zone che confinano con paesi extra UE. Copia del documento sarà trasmessa anche al prefetto del VCO. E si è temuto il peggio ieri a Stresa. Per qualche ora un messaggio equivoco mandato agli amici da una minorenne ha fatto temere per la vita stessa della ragazzina. La macchina delle ricerche si è subito messa in moto. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme. Attimi di paura, ma fortunatamente solo un falso allarme il pomeriggio del 25 aprile a Stresa. A far scattare le ricerche di carabinieri, vigili del fuoco e l'intervento di un'ambulanza del 118 è stato il messaggio di una minorenne inviato in un gruppo WhatsApp di amici. Una frase del tipo: vi ho sempre voluto bene, mi siete sempre stati vicini. Gli amici si sono preoccupati e hanno chiamato i genitori della ragazzina. A casa non c'era nessuno, sono così scattate le ricerche. Alla fine è stata lei stessa, fortunatamente, a rispondere al telefono quando i vigili del fuoco erano ormai pronti a forzare la porta dell'appartamento. Ai genitori preoccupati e rassicurarli, si trovava in spiaggia, è stata così riaccompagnata a casa sana e salva. Il trambusto però di uomini e mezzi non è sfuggito alle abitanti di Stresa. La polizia ha denunciato gli autori del furto in provincia. Pochi giorni fa qualcuno si era introdotto all'interno degli uffici provinciali asportando una cassaforte. Il bottino era stato però magro, poche centinaia di euro. La squadra mobile della polizia in pochi giorni ha risolto il caso della cassaforte rubata a Pasqua dagli uffici della sede della provincia al Tecnoparco. Due uomini, uno di origine marocchina residente a Omegna, classe 1965, e un italiano di Gravellona Toce, classe 1964, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati a piede libero. Ritrovata, grazie alle perquisizioni domiciliari messe in atto dai poliziotti, parte della refurtiva che si aggirava sui 2000 euro e anche la cassaforte che i due dopo il colpo hanno abbandonato in una scarpata a Granerolo, frazione di Gravellona Toce. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per recuperarla. I ladri erano riusciti a evitare i sistemi di sicurezza del Tecnoparco. Giunti nell'ufficio dell'economato avevano trascinato fuori la cassaforte. All'interno c'erano contanti, assegni, carte di credito, titoli e importanti documenti di rilevanza economica e amministrativa. Non solo, dagli uffici hanno portato via anche dispositivi elettronici e altri 200 euro in contanti. Preziose le informazioni fornite agli uomini del commissario capo Ugo Armano dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Un 41enne di Gravellona alla guida di un SUV è stato pizzicato con un tasso alcolemico oltre i valori consentiti. È accaduto alle 3.40 della scorsa notte al quadrifoglio dello svincolo di Gravellona dell'autostrada A26. L'automobilista è stato fermato nel corso di un controllo da una pattuglia della Polstrada di Romagnano Sesia. Gli agenti, visto l'atteggiamento dell'uomo, non hanno esitato a sottoporlo all'alcol test che ha fatto rilevare un valore oscillante tra 1 e 1,5. Gli è stata sospesa la patente, provvedimento
provvedimento che potrà variare tra i 6 mesi e l'anno. Inoltre è stato sanzionato e denunciato. Ed ora un lungo servizio nel quale riassumiamo gli attimi più importanti delle celebrazioni del 25 aprile in provincia. Le nostre telecamere sono andate a Omegna, Verbania e a Domodossola. Sono stati i giovani protagonisti ieri delle celebrazioni in occasione del 72esimo anniversario della liberazione nel VCO, a Omegna come in questo caso, ma non solo. In tutte le piazze è stato sottolineato il ruolo delle giovani generazioni che raccolgono il testimone, la memoria e i valori di chi ha vissuto le vicende che hanno portato al 25 aprile. Criticando un po' la generazione dei miei genitori, i valori della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza, insomma i valori antifascisti, non sono stati trasmessi così come era stato in passato. Allora c'è bisogno, per dare questa nota di speranza, di lottare ancora più forte per questi valori e cercare di trasmetterli nella loro integrità e pienezza, rifacendosi soprattutto alla Costituzione. Nel capoluogo cusiano, dopo la Santa Messa in parrocchiale, il corteo con la banda musicale ha raggiunto il Lungolago per l'omaggio al monumento ai caduti, poi discorsi sotto i portici del municipio che hanno visto protagonisti i componenti del Consiglio Comunale dei ragazzi. Per me il 25 aprile rappresenta la nostra liberazione e libertà. Secondo me è una giornata da ricordare importante, sono stata felice di leggere questa cosa con la mia scuola. Per me la giornata di liberazione dovrebbe essere ricordata da tutti i giovani per il sacrificio che hanno fatto i partigiani 72 anni fa. Si celebra la libertà che abbiamo adesso e che ci è stata data da gli italiani che hanno combattuto per liberarci. A Verbania si è tenuta la celebrazione provinciale con la partecipazione delle maggiori autorità locali, civili e militari. Alla funzione religiosa nella Basilica di San Vittore ha fatto seguito il corteo diretto al monumento ai caduti. L'orazione ufficiale, che si è tenuta sotto i portici del vecchio imbarcadero per la pioggia incombente, è stata affidata al verbanese Giacomo Molinari, vicepresidente nazionale di ACMOS, associazione di giovani nata nel 99 per il sostegno dell'inclusione democratica. Nell'intervento di Molinari, riferimenti ad alcune lettere dei condannati a morte, della resistenza italiana ed europea, al manifesto degli Stati Uniti d'Europa, all'estremista norvegese autore della strage in cui persero la vita un centinaio di persone. Un discorso che ha evidenziato gli ideali alla base della resistenza che portarono a sacrificare la propria vita per un futuro di democrazia e pace contro il nazifascismo da un lato, dall'altro le paure che tornano ancora oggi manifestandosi in episodi e in teorie ispirate alla discriminazione e alla violenza. Siamo a Domodossola, dove il corteo partito da Piazza Repubblica dell'Ossola ha sfilato lungo Corso Fratelli di Dio e Corso Ferraris, giungendo in Piazza Matteotti. In testa il gonfalone della città medaglia d'oro al valor militare. Presso il monumento alla resistenza, l'alza bandiera, la deposizione della corona, il saluto delle autorità e l'orazione ufficiale di Giovanni Cerutti. Il presidente del VCO Stefano Costa ha letto il discorso che gli era stato preparato dal figlio Edoardo, 25 anni, parole scritte da un giovane per i giovani. Si parla di fragilità della memoria con riferimento all'attuale tema dell'accoglienza e sottolineando l'importanza dell'educazione. A volte finiamo per confondere il significato di invasore straniero, arrivando addirittura ad attribuirlo a un altro essere umano per la sola colpa di essere straniero e di trovarsi nel nostro paese. Lo chiamiamo invasore, dimenticandoci dei principi che abbiamo noi stessi deciso di incidere indelebili nella nostra Costituzione, si legge nel discorso. Si ricorda l'articolo 10 attraverso il quale i padri costituenti, molti dei quali freschi della condizione di esuli, decisero di dare diritto d'asilo a chiunque non abbia la fortuna di godere nel proprio paese delle libertà democratiche garantite dalla nostra Carta Costituzionale, libertà democratiche che sono diventate le pietre angolari della nostra storia e della nostra identità. A Verbania ha promosso dall'Ordine degli Avvocati un convegno per parlare di criminalità economica. Giustizia, economia, criminalità economica, esigenze da conciliare, questo il convegno che si è tenuto al Maggiore di Verbania, organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Verbania, un bell'impegno per stimolare il dialogo su tematiche sempre attuali. Tutti i momenti di confronto su questi argomenti sono senz'altro da sollecitare, da favorire, da ulteriormente incrementare, anche perché sono pieni di spunti che possono arricchire le professionalità di coloro che vi partecipano e soprattutto rendere molto più agevole anche per chi partecipa ed ascolta, quindi di acquisire quella consapevolezza sulla gravità dei fenomeni criminali e sugli effetti che derivano dalla presenza della
della criminalità in molte aree del nostro paese. Lei si occupa da vicino delle mafie, com'è la situazione attuale all'interno della nostra penisola? All'interno del paese, ma direi purtroppo anche al di là dei confini nazionali, la situazione è molto critica, perché come è facile anche in qualche modo rappresentarsi, le organizzazioni criminali mirano ad arricchirsi, ma non come arricchimento fine a se stesso, ma soprattutto per l'acquisizione di potere. E acquisendo il potere, e mai più che con il denaro è possibile farlo, si riesce a controllare l'economia ed anche poi la democrazia, la vita delle persone nel territorio in cui operano le organizzazioni criminali. In Italia purtroppo abbiamo il primato della presenza delle organizzazioni criminali e senza dubbio possiamo dire, anche per la mia esperienza personale, che non vi sono regioni in cui la criminalità organizzata è emarginata e quindi non sia in grado di svolgere quell'azione di controllo della politica e del sistema produttivo ed economico della regione. Ultimo spettacolo in cartellone sabato scorso per il teatro La Fabbrica di Villa d'Ossola, che chiude però domenica con un gran finale fuori abbonamento, lo show da tempo tutto esaurito del comico Angelo Pintus. Con mariti e mogli sul palco Monica Guerritore e Francesca Reggiani si è chiusa sabato scorso la stagione teatrale della Fabbrica di Villa d'Ossola. Ha raggiunto il 95% il gradimento del pubblico per la commedia di Woody Allen, che ha portato in scena un girotondo amoroso in cui Cupido, bendato e sbadato, si è divertito a scagliare frecce e far nascere amori, divorzi e non solo. L'epilogo di una stagione da incorniciare che dalla Fabbrica definiscono esaltante, con spettacoli di alto livello artistico e un numero di presenze quasi sempre al limite della capienza del teatro, che non possono che lasciare soddisfatta l'organizzazione. Anche nei giudizi che chiediamo alla fine di ogni spettacolo al pubblico, aggiunge l'assessore alla cultura Marcello Perugini, abbiamo avuto riscontri eccellenti. Come annunciato nel corso dell'ultima serata, siamo già al lavoro in avanzata fase di definizione degli spettacoli della prossima stagione, e la prossima sarà una stagione importante perché ricorre il ventennale di attività della Fabbrica. Perugini annuncia qualcosa di veramente speciale. Soddisfazione anche a nome della giunta comunale, pure dal sindaco Marzio Bartolucci, che esprime il più vivo ringraziamento a pubblico, sostenitori e a tutti coloro, dipendenti e volontari, che operano con entusiasmo per la realizzazione dei programmi. A proposito di gradimento, curiosando tra i vari spettacoli del cartellone 2016-2017, vediamo che quelli che più sono piaciuti, tutti con il 98,10% di gradimento, sono stati il primo, Una giornata particolare, con Giulio Scarpati e Valeria Solarino, il capolavoro di Agatha Christie, 10 piccoli indiani con il finale originale, e Ieri è un altro giorno con Gianluca Ramazzotti, Antonio Cornacchione e Milena Miconi. Il gradimento più basso, ma comunque dell'82,8%, è stato per Spirito Allegro con Leo Gullotta. Ricordiamo che la Fabbrica chiude con un fuori programma che già a poche ore dall'avvio della prevendita dei biglietti aveva fatto registrare il tutto esaurito. Lo spettacolo Ormai sono una MILF con il noto comico Angelo Pintus, in programma domenica 30 aprile con inizio alle 21. E restiamo alla Fabbrica di Villa d'Ossola per parlare però del Salone del Libro in corso in questi giorni. Con Vincenzo Amato scopriamo di cosa si è discusso in uno degli appuntamenti letterari del Salone. C'è un pezzo di storia d'Italia che è passata dalla Valle Strona, direttamente o meno, insomma, se vogliamo dirlo così, e abbiamo avuto modo di scoprirlo in occasione della Fabbrica di carta Villa d'Ossola e la storia della famiglia Guglielminetti, scritta da Maria Chiara Acciarini. I Guglielminetti sono una famiglia d'acquisto, no? Perché io ho sposato un Guglielminetti e ho sempre avuto la percezione che si trattasse di una famiglia interessante, perché anche lo stesso nome della poetessa Amalia mi era noto, eccetera. Però mi è sempre stato detto l'origine è tutta in questa borraccia di legno, appunto, che è stata la borraccia dell'esercito italiano. E questo mi ha stimolato già molti anni fa a cercare negli archivi l'inizio di questa storia di produzione, ed è stata quindi una cosa abbastanza interessante. Da allora mi era sempre rimasto un po' in sospeso questo racconto e ho provato ad andare avanti, quindi a parlare un pochino anche di queste donne, della famiglia, e poi a parlare di questi tre bei personaggi dell'antifascismo torinese, che sono stati appunto i tre fratelli che a vario titolo hanno partecipato alla resistenza. Personaggi, professore, questi che si ritrovano nel libro e che in qualche modo possiamo quasi dire tornano di attualità in questo momento, almeno come immagine, come forza.
non c'è dubbio. Amalia Guglielminetti è stata una donna per tanti aspetti irriducibile ai codici della morale corrente, dei comportamenti prevalenti nella società che ha attraversato, ma ecco, è curioso vedere come nell'imminenza della morte, del tutto casuale, non preveduta, lei abbia scritto per la lettura, il mensile illustrato del Corriere della Sera, proprio un saggio sulla borraccia. È come se avesse oscuramente presentito l'esigenza di dar conto della propria storia familiare, una storia ancora aperta della quale siamo ancora qui a ragionare dopo un secolo e mezzo dalla sua fortunata adozione. In apertura di pagina sportiva il volley, la Igor Gorgonzola si è aggiudicata la gara 1 semifinale contro Pomì Casal Maggiore. Andrea Crippa ci racconta i momenti salienti del match. Gara 1 di semifinale playoff va alla Igor Gorgonzola Novara che si aggiudica 3-1 il match con la Pomì Casal Maggiore, una prestazione molto importante da parte della squadra di Marco Fenoglio che ha vinto i primi due set di autorità 25-22, 25-18, trascinati da una straordinaria Katarina Baron, 10 punti per lei nel primo set, poi 25 alla fine per la giocatrice croata, ma molto positive anche le prove di Plak e di Sara Bonifacio, 15 punti per entrambi, in modo particolare la giovane centrale che ha messo segno addirittura 8 muri vincenti. Nel terzo set la reazione di Casal Maggiore che ha sfruttato anche il calo del servizio di Novara e qualche errore in attacco in più da parte delle novaresi, però nel quarto set una bella reazione da parte delle ragazze di il patron Fabio Leonardi che sono partite forti, hanno subito il ritorno di Casal Maggiore ma nel finale hanno decisamente cambiato passo. Adesso la serie si sposta in quel di Cremona alla Palaradi dove non è mai facile per nessuno andare a vincere, però Novara avrà un piccolo vantaggio, quello di giocare gara 2 con il fattore, con la pressione tutta sulle spalle della formazione di Casal Maggiore, un piccolo vantaggio che Novara dovrà dal punto di vista mentale cercare di sfruttare. Eventuale gara 3 ancora a Cremona sul campo di Casal Maggiore, insomma una serie ancora tutta da giocare, sicuramente ancora in salita per Novara, ma un primo tassello lo ha messo. E vi ricordo la telecronaca di questo match in onda su VCO Azzurra TV giovedì alle 20.35. La partita sarà replicata anche venerdì alle 16.30. E siamo ora all'atletica. Ieri il Verbatron ha ospitato il quarto meeting della Liberazione. Nel prossimo servizio vediamo com'è andata. Si è svolto ieri al Verbatron di Pallanza il quarto meeting della Liberazione, manifestazione regionale di atletica leggera promossa dal Comitato Provinciale FIDAL VCO ed approvata dal Comitato Regionale del Piemonte. La manifestazione, organizzata da Avis Marathon Verbagna e GAV Gruppo Atletica Verbagna, due società che da tempo operano sul campo per la promozione dell'atletica leggera Verbagna, ha visto, nonostante il tempo minaccioso e di tanto in tanto anche qualche acquazzone, presenze con numeri impressionanti, con ben 24 società iscritte soprattutto delle province del Verbano Cuseo-Ossola e di Novara, ma anche con presenze da tutto il Piemonte e dalla vicina Lombardia. La prova ha visto la partecipazione al mattino di 9 società con oltre 110 atleti iscritti, dalle categorie dei più piccoli esordienti, i quali si sono sfidati nelle tre prove alle quali erano chiamati a partecipare, corse, salti e lanci, con la chiusura finale delle staffette 4x50, nelle quali i mini atleti hanno composto anche staffette miste di varie società. Al pomeriggio poi le 24 società hanno partecipato alle gare riservate ai più grandi, dalla categoria ragazzi alla categoria senior. Anche qui grandi numeri in termini di iscrizioni con 239 atleti gara. Gare che sono iniziate con la marcia, nella quale ci sono stati anche risultati di rilievo per proseguire secondo un programma prestabilito dagli organizzatori con corse, salti e lanci e anche qui spettacolo ed ottimi risultati. Per chiudere con le spettacolari staffette alle ore 19. Le premiazioni si sono potute fare al termine di ogni gara grazie al sistema di cronometraggio e Sigma Fidal, che praticamente in meno di 10 minuti davano i risultati per le premiazioni. Dagli organizzatori a fine manifestazione è arrivato un grazie agli atleti, agli allenatori, ai giudici di gara e a tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita di questa splendida manifestazione. Ovvio, la rivederci alla quinta edizione nel 2018.
Ed ora il calcio, la festa promozione dell'ASD Interfarmaci Verbania, che domenica scorsa ha matematicamente vinto il campionato di prima categoria, sarà allo stadio Carlo Pedroli di Verbania. La 29esima giornata contro il Caltignaga si giocherà infatti allo stadio di Via Farinelli e avrà anche una finalità benefica, oltre alla parte sportiva, con l'incontro alle ore 15 preceduto dall'anteprima affidata ai Pulcini dell'Accademia Verbania Calcio, che alle 13.30 giocherà contro i pari età della Virtus Villadossola. Ci sarà una raccolta di fondi. Il destinatario è Cristian Ventura, un giovane verbanese affetto da SLA, la sclerosi laterale amiotrofica. Parte del ricavato dell'ingresso sarà utilizzato per finanziare le cure e l'assistenza. E noi con questo ci fermiamo. Per tutti gli aggiornamenti c'è il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.